Si avvicina la prima uscita del carnevale e aumentano le nuove prescrizioni di sicurezza per gli organizzatori. L'ultima è stata comunicata a Giuseppe Marconi, anima del carnevale aretino dell'Orciolaia. Saranno vietate anche le bombolette spray di schiuma e stelle filanti, da sempre tra le fonti principali di divertimento dei bambini. La circolare sulle norme di sicurezza parla di divieto di introduzione di bottiglie lattine e in questa definizione sono state fatte rientrare anche le bombolette spray. Spetterà dunque agli steward, che da questa edizione si troveranno agli ingressi, fare in modo che non entrino oggetti proibiti. Intanto al cantiere del Carnevale dell'Orciolaia ci si prepara alla prima uscita. Noi quest'anno non abbiamo preso bande perché abbiamo visto che all'interno della manifestazione non vanno bene dove siamo adesso, ma abbiamo preso tutti spettacoli per i bambini che vengono fatti direttamente in vari angoli della pista, in modo tale appunto che i bambini, oltre che avere i carri allegorici e i trenini, hanno questi spettacoli da osservare. Ad esempio, ci sarà sempre il circo, tutti gli spettacoli circensi, ci saranno gli strateghi, quelli vestiti tutti da particolari, dai. Particolari. Okay. E poi ci sono musiche complessi musicali particolari. E poi il carnevale quest'anno è iniziato, già è iniziato anche negli anni passati, ma quest'anno in particolar modo ha investito soprattutto in maschere da mettersi e coprirsi la faccia. E quindi avremo il carro completamente di personaggi di Walt Disney o di cartoni animati, adesso di bambini, completamente vestiti, in modo tale che, e poi una parte sarà anche piena intorno ai carri. La politica abbiamo il sindaco, perché l'unica persona importante del carnevale della città è il sindaco. Quindi noi la politica nazionale ci importa relativamente. Quindi ci sarà un carro sul sindaco? Sì. E come, non so cosa ci puoi dire, però cosa ci dobbiamo aspettare? Niente di particolare, un carro un po' satirico, come al solito, che parla appunto di quello che è avvenuto lo scorso anno, soprattutto la scorsa estate, relativamente ai fatti sull'alcolismo e così via. Ah, ecco, ho capito. Esatto.